Bentornato a Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, alle prese con una sfida epocale che gli ha cambiato la vita. Lo Buongiorno. dice oggi in un'intervista, ha cambiato la vita di tutti noi, ma io so bene che chi si trova in questo momento in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, è davvero in una condizione diversa da quelli che come noi stanno in altre parti d'Italia. Zaia, come stanno andando le cose da voi? Ho visto, mi sono arrivati adesso dei dati sulla scrivania. Positivi in Veneto salgono stamattina a 6.442. Sì. Abbiamo 6.442 positivi, abbiamo 17.159 persone in isolamento in virtù della politica dei tamponi che continuiamo a praticare. Ecco, Ci quanti ne interessa avete dire fatti che. finora? Io questo volevo farla discutere un attimo con Galli. Quanti tamponi ha fatto il Veneto fino ad ora? Ma guardi, oltre 70.000, le dirò che adesso abbiamo rafforzato le fila, nel senso che abbiamo messo a disposizione più personale, abbiamo messo in linea tutte le microbiologie, c'è il professor Crisanti che cura la regia di una parte scientifica per una esperienza e quindi una ricerca scientifica con questi tamponi. E abbiamo dei fattori limitanti, ormai si fatica a trovare i tamponi, si fatica a trovare i kit per i reagenti, però è pur vero che, come diciamo noi in Veneto, se ti serve il fuoco e non hai l'accendino, procuri la pietra focaia. E allora abbiamo iniziato anche a far tutto. A produrre In tutto in casa, casa. quindi continueremo. Professor Galli, io insomma, volevo che interagisse un momento con Luca Zaia, perché lei prima ha detto che in Veneto insomma, è stata diversa la situazione, anche rispetto alla medicina territoriale. Insomma, lei vede una particolarità veneta in questo frangente? È fuori di dubbio che le cose in Veneto hanno funzionato in maniera diversa e con maggiore attenzione a questo aspetto. Rispetto alla Lombardia, verosimilmente l'impatto iniziale è stato meno violento perché il tempo di circolazione del virus in Veneto è stato tutto sommato più ridotto, nel senso che è arrivato dopo ed è stato scoperto contestualmente con la situazione lombarda. Però questo non toglie che gli interventi di delimitazione, anche in termini di indagine epidemiologica e tamponi fatti anche ad asintomatici, sia stata una procedura importante nella direzione corretta, virtuosa di una riduzione rapida dei focolai, del tentativo, insomma, di soffocare il fuoco prima che prenda per tutta la casa, insomma. Questo è un processo che è stato un processo importante e che credo che mette anche il Veneto in condizione di avere meno malati in casa, meno malati in casa che comunque aspettano un'assistenza rispetto a quanti malati in casa ha verosimilmente in questo momento No, la allora mi Lombardia e anche altre regioni d'Italia. Interessava Quindi fare questo è innegabile. questo confronto, quindi le ho chiesto di restare ancora un minuto, professor Galli, perché io penso che abbiamo un problema di avere dei modelli in questa fase. Lo penso anche rispetto alle altre regioni, quelle in cui per il momento ancora non è accaduto nulla di Brava, è grave, proprio così. e spero non accadrà nulla di grave, ma mi pongo il problema di se succede in altre regioni, forse può essere il Veneto, il modello guida in qualche modo. Tra l'altro Zaia è una cosa che ha detto, ho letto da qualche parte che lei parlando del Sud ha detto la loro sfida è la nostra sfida. Quindi lei in qualche modo sente un po' quest'idea di poter essere, come dire, d'aiuto e d'esempio a regioni che si troveranno successivamente in situazioni simili? Ma guardi, le confermo che la sfida del Sud è la nostra sfida, è impensabile che si possa minimamente immaginare Certo. che curato l'ultimo paziente in Veneto, se poi c'è qualcuno in giro per l'Italia che ancora ha problemi, siano problemi di altre regioni, sono problemi di tutta la nostra comunità. Le dico anche che in questo momento noi siamo concentrati su questa sfida, io ho appena chiuso, tanto è vero che ho risposto in ritardo, la riunione che faccio tutte le mattine con i miei 9 direttori generali. E da lì si impartiscono linee di comando per tutta la giornata e in programmazione. Stiamo già redigendo un piano di post-acuzie, quindi di uscita dei pazienti dagli ospedali, con tutta la nostra visione, perché c'è un altro pericolo sul quale la comunità scientifica dovrà darci ovviamente delle risposte, che è quello dell'eventuale ritorno dell'infezione. Noi abbiamo Del avuto già un paio ritorno di casi dell'infezione, come in dell'infezione, Cina, cioè come in certo, ha Cina. ragione.
E abbiamo già avuto un paio di casi, quindi non vorrei che qualcuno cantasse vittoria dicendo, beh, chiuso, togliamo le mascherine e facciamo festa. No, abbiamo capito che questo virus è molto più intelligente di chi l'ha preceduto, è un virus che muta e sa adeguarsi alle situazioni, per cui noi stiamo già pensando al piano B. Cioè direi stronzo. Mi lasci solo dire che poi non voglio far confronti con le altre sanità, ringrazio il professor Galli, lo seguo da sempre. E so tutte, conosco tutte le sue dichiarazioni. Poi ogni sanità è una storia a sé, è un ambito sartoriale per conformazione territoriale, per organizzazione. Certo è che noi abbiamo fin da subito creduto nei tamponi, si figuri che io mi sono preso la responsabilità, è stata mia la decisione di fare i famosi 3.000 tamponi a Boh contro le linee guida, perché le linee guida dicevano chiaramente che agli asintomatici non si fanno tamponi. Allora, mi dica una cosa, professor Galli, io se lei può restare ancora un po' sono contenta, se deve andare la libera non voglio toglierla ai suoi pazienti, per carità. 2 minuti ancora, ma proprio 2, perché ho una coda davanti alla porta per la prossima riunione. Per ecco, voglio sentire una cosa, ancora, ho un'altra domanda da Zaia, per caso mai discutiamo con lei. Di cosa ha bisogno il Veneto adesso? Perché poi c'è un elemento invece di cose che devono arrivare dallo Stato centrale, no? Al di là delle decisioni che prende lei, Zaia. Ma guardi, noi abbiamo chiesto 200 ventilatori, perché una delle partite è quella della ventilazione. E dei 200 ventilatori ad oggi ce ne sono arrivati 49. Penso sia la regione che ne ha avuti di meno, pur essendo in emergenza. Ma non ne faccio una questione di polemica, dato di fatto. Noi abbiamo investito tanto, ad esempio, sulla terapia semi-intensiva o subintensiva, in maniera tale da portare proprio come ultima spiaggia il paziente alla ventilazione forzata e quindi a quello che è la terapia intensiva. Anche questo secondo noi si è rivelato strategico. Avevamo 200 letti di malattie infettive, li abbiamo portati a 1600 letti di terapia intensiva. Da 200 a 1600? Sì, da 200 letti siamo passati a 1600. E abbiamo cercato di preparare, come si dice, un piano d'azione che ci permettesse poi di affrontare il picco. Ovviamente con le misure e poi con le restrizioni abbiamo fatto in modo, lei sa che io sono quello che ha messo la famosa ordinanza di dire non ti puoi spostare oltre i 200 metri da casa tua. Niente passeggiate, supermercati chiusi la domenica. Ma sa, noi abbiamo 2 algoritmi che seguono costantemente la nostra vita e tutto quello, l'evoluzione di questa emergenza. E le dico che di risultati se ne vedono e questo ci ha permesso non di non affrontare il virus, ma di rallentare il contagio. Il tampone e le misure riducono la velocità di contagio. Avendo la riduzione della velocità di contagio, è inevitabile che io vado meno in sofferenza negli ospedali. Allora, mi scusi, professor Galli, meno male che è rimasto, mi è arrivata un'agenzia veramente molto interessante. Il rallentamento delle velocità di crescita è un fattore estremamente positivo in alcune regioni italiane. Credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa. Quindi il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che dice? È persona di assoluta competenza, che vedo con grande amicizia dal credo 1987, dal più almeno. E questa cosa, questa analisi che fa lui mi conforta molto. Più che picco, direi che parliamo di tanti picchi, perché in ogni situazione, in ogni realtà abbiamo epidemie con una storia diversa. È così. Non sono convintissimo che questa cosa coinvolga anche il discorso Lombardia. Meglio, voglio dire, considerare un tempo teoricamente più lungo perché si possano avere determinate risposte, perché la gente anche non si scoraggi se non vede immediatamente risultati tangibili. Direi molta condivisione con molte delle iniziative del governatore del Veneto, perché corrispondono pienamente alla visione delle cose del sottoscritto, il che potrebbe essere poco significativo, ma anche di molti dei miei colleghi addetti ai lavori, che ritengo effettivamente esperti. Allora, io devo andare in pubblicità.